I fiori accompagnano sempre un'emozione, rappresentano un simbolo di amore, affetto, amicizia o gratitudine. A volte basta un piccolo gesto per superare i tanti ostacoli che anche questa pandemia ci sta mettendo di fronte. In un periodo in cui tante persone non possono dare neanche un ultimo saluto ai propri cari defunti, il Comune di Fano ha dato la possibilità ai florovivaisti e ai commercianti di fiori al dettaglio di curare le tombe per conto dei familiari. Infatti, per limitare la diffusione del virus, i cimiteri continueranno a restare chiusi al pubblico fino al prossimo 3 maggio. Sarà consentito l'accesso di parenti stretti per alcune operazioni come cremazioni e tumulazioni, ma soltanto insieme al personale dei servizi funebri. I fiorai, invece, potranno accedervi per sistemare le tombe e depositare mazzi di fiori o altre composizioni. Sì, abbiamo cercato di offrire immediatamente il servizio delle consegne perché abbiamo anche, diciamo, disponibilità, come dicevo prima, del fiore reciso e purtroppo anche per gli eventi funebri, magari poco, ma si cerca comunque di fare un omaggio ai defunti. E questo per noi sicuramente comporta un grosso sacrificio perché non è facile reperire sia la merce in questo periodo. Cerchiamo di avvalerci dei fornitori che ormai sono da tanti anni che abbiamo e loro cercano di soddisfare le nostre esigenze. Sicuramente come periodo, ripeto, è molto difficile sapere cosa ordinare e le quantità e farli anche arrivare, perché poi non tutti i trasporti sono così facili. Dall'inizio dell'emergenza, il punto vendita situato a Chiaruccia di Fano è sempre rimasto aperto, seppur con orario ridotto e un rigoroso rispetto delle procedure anticontagio. Molte persone ci ringraziano, adesso più che mai. In realtà ricevo tanti messaggi anche su Facebook e anche sul WhatsApp, che abbiamo dato come numero telefonico della nostra azienda, e sono veramente contenti, magari con poco, però di stare vicino ai loro cari, sia per un pensiero, per una ricorrenza, diciamo, piacevole, sia per altri eventi.